In questo video vi parlerò di una soluzione di occhiali che mi ha veramente fatto svoltare. Io che ero un amante delle lentine, ma che oggi non le utilizzo più. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete, indosso degli occhiali. Molti di voi già lo sanno, qualcuno l'ha già visto nei miei video. Ho sia miopia che astigmatismo, quindi come tantissimi porto gli occhiali nella vita di tutti i giorni e oggi li porto anche in campo. Parliamo di occhiali che possono andare bene per quanto riguarda i nostri sport, ovvero tennis e padel. E ci tengo a precisare una cosa: questo video non è sponsorizzato da nessuno, tutti gli occhiali che io possiedo li ho pagati, sia la montatura che le lenti, perché come dice mia moglie, io compro un paio di occhiali a mese, non è proprio così, è uno ogni 2 mesi. Sono un appassionato di occhiali, quindi mi piacciono molto e personalmente mi piace spesso cambiare gli occhiali. Cosa che non ho mai fatto però nello sport, perché ho sempre odiato l'occhiale, quindi un pezzo in più per andare a giocare, quindi che mi scende, che si muove, che fa tutto. Però qualche tentativo negli anni l'ho fatto. Partiamo da qui, vi faccio vedere qualche occhiale che avevo già acquistato e avevo sbagliato, e poi alla fine vi darò la soluzione. Eccolo qui, questo è il primo occhiale che ho acquistato, un po' più specifico, parliamo del l'Oakley Crosslink Zero, che è un occhiale veramente molto molto leggero, asta tempiale, quindi l'asta tempiale, ricordatevi ragazzi che per gli sport in cui ci sono i movimenti della testa è fondamentale, perché diversamente non avete un modo in cui l'occhiale possa premere, diciamo, un poco sul naso, premere il giusto ovviamente, quindi eviti di alzarsi in questa maniera. È fondamentale nel nostro sport tennis e padel che nei vari movimenti l'occhiale resti giù, quindi l'asta tempiale è fondamentale. Ad ogni modo, Crosslink Zero, questo è un occhiale che oggi trovate a 60-70 euro, non è male, è un occhiale comunque stabile, già ripeto ha l'asta tempiale, ha comunque i naselli in silicone che fanno un buon attrito, quindi è un occhiale che non scivola in avanti, ma ha due difetti. Il primo è che la lente è piccola, dal mio punto di vista il campo visivo è troppo ristretto perché di fatto finisce qui, non è tantissimo dal punto di vista laterale e soprattutto è un occhiale stretto, quindi dovendolo staccare dagli occhi già qui è fuori dalla mia orbita e non lo vedo più, non vedo a fuoco quello che sta sopra. Questo è un difetto fondamentale di questo occhiale. Quindi, paradossalmente, se la pallina già sta qua, io devo fare così e quindi già sono obbligato col collo a fare un movimento troppo alto. Questa è la realtà dei fatti. Piccola precisazione: io non sono medico, non sono un ottico, non sono un oculista, quindi quello di cui vi sto parlando è la mia esperienza personale, maturata negli anni con gli occhiali, i tentativi fatti, soldi buttati e che spero voi possiate risparmiare e andare direttamente ad una soluzione che possa essere utile. Tornando a Crosslink Zero, è un occhiale che vi consiglio soprattutto per sport in cui avete una visione abbastanza frontale, ciclismo, corsa, lì non avete grossi problemi. Non male Crosslink Zero, se fosse più grande la lente già potrebbe andare bene. Con il fatto che mi servisse un occhiale sicuramente più ampio, ma a me l'occhiale diciamo troppo sportivo non è mai piaciuto, sono approdato a questo occhiale qui. Parliamo dell'Oakley, Oakley, tutto questo video chissà quanto ci guadagni, sponsorizzami Oakley. Parliamo dell'Oakley Holbrook, questo è un occhiale che viene proposto soprattutto con le lenti, l'avete viste, quelle un po' tamarre, io ce le ho. Ho anche la versione XL da sole con la lente prism, quella lì tutta quanta specchiata, tamarra, bellissima. Questa invece è la versione da vista e ha un diametro di 53 mm, quindi non è male, un diametro comunque abbastanza abbondante. Sicuramente rispetto al Crosslink Zero, e come prezzo siamo più o meno lì, questo lo trovate 10 euro in più, non tantissimo. Ha una visuale sicuramente più ampia, più alta, quindi qui ho un campo visivo migliore per andare fuori, devo andare a questo punto qui, quindi diciamo qualche grado in più rispetto a Crosslink Zero. Sicuramente più ampio in altezza, sicuramente anche il lato basso, perché non solo sopra ma anche sotto il Crosslink Zero è piuttosto stretto. Questo qui invece ti permette di guardare in maniera più comoda senza dover forzarti con il collo sopra sotto in maniera eccessiva e vedere la pallina. Il problema dov'è? Il problema è sempre nella vista laterale. Qua, io qui perdo già il fuoco sull'oggetto che sto guardando, quindi se faccio così io già ho il dito al di fuori dell'occhiale e dici vabbè ma tanto lo vedi? No, non è quello, perché una cosa è vedere con la tua lente qui, altra cosa è quando l'oggetto ti passa fuori, non più a fuoco, non con la tua lente, e anche se ce la fai a guardarlo così non lo metti a fuoco. La realtà è quella, e quindi hai un campo visivo sempre ristretto. Questo occhiale qui in realtà non è un occhiale particolarmente sportivo, è un occhiale diciamo adattato un pochettino per lo sport, molto comodo, anche questo ve lo consiglio se volete una montatura un poco sportiva, anche perché differenziandosi dagli occhiali da sole e da lente prism, questo occhiale qui non ha né il silicone né l'asticella, quindi non ha un campo visivo troppo ristretto, quindi è un occhiale che ha un campo visivo abbastanza frontale. Quindi se volete una montatura un poco sportiva, anche perché differentemente dal Crosslink Zero non ha né il silicone né l'asticella né il silicone sui naselli, quindi è un occhiale che una volta iniziato a sudare ve lo trovate qua.
qua. E quando fai così, mi pare tuo zio. E andiamo direttamente alla soluzione che merita i vostri soldi, secondo me, perché ha meritato i miei ed è stata la soluzione migliore che abbia mai trovato. Eccolo qui lo scrigno sempre Oakley. Sì, a me sto brand piace, mi piace veramente tanto, per cui all'inizio ho speso per qualcosa di un po' più economico, diverso, e poi alla fine ho detto basta, non mi compro gli Oakley, vediamo come va. E comunque ne ho dovuti comprare 3 prima di arrivare alla soluzione definitiva. Astuccio bellissimo che mi dicevano in negozio in realtà non è compreso nel prezzo, solo l'astuccio dovrebbe costare intorno ai 30€, 35€, questo è quello che mi hanno detto in negozio quando li ho acquistati. Apriamo ed ecco la soluzione a tutti i mali. Oakley Flak con la K, ve lo scrivo qui in descrizione ma anche il titolo del video lo vedete, 2.0 XL. Ne trovate diverse versioni di questo occhiale ragazzi, c'è anche la versione 1 che però è un po' più stretta dal punto di vista della lente, già non va malaccio, magari perché ha un viso piccolo può andar bene, ma il 2 XL con la lente maggiorata è una figata assoluta. Questo occhiale mi ha risolto il problema di giocare a tennis e padel con le lentine. Partiamo subito col prezzo, diciamo che è un occhiale che trovate in diverse versioni, perché in realtà nasce come sunglasses, cioè come occhiale da sole, e quindi in realtà quando lo comprate pagate anche la lente da sole. Io ho preso la lente più economica che trovassi e l'ho pagato in realtà con uno sconto del 50%, l'ho pagato intorno ai 100€, 110€ circa, che era un prezzo onesto per questo tipo di montatura. La lente qui è a sgancio, quindi una volta che l'avete graduati come ho fatto io, e adesso ci arriviamo, potete sempre, magari se utilizzate le lentine, se volete utilizzare come occhiali da sole, sganciare in un attimo la lente. Faccio vedere, questo è l'aggancio che c'è qui, quindi semplicemente voi forzate un pochettino così e si sgancia la lente, quindi in un secondo torna ad essere l'occhiale da sole che avevate acquistato. Magari lo volete dare a vostra moglie, a vostro fratello, ai vostri figli, riuscite a recuperare un occhiale se magari non vi serve più o magari non vi piace, perché comunque la lente prism da sole di Oakley è una gran lente, soprattutto quando giocate contro sole. Però la necessità qual è? La necessità è quella di avere comunque un occhiale che vi faccia giocare senza problemi, e questo è secondo me la soluzione migliore che abbia mai trovato. E ripeto, ne ho provate un botto, oggi vi ho fatto vedere solo gli occhiali Oakley, quelli che ho ancora, ma nel corso degli anni ho speso migliaia di euro per gli occhiali facendo tentativi, questo è quel migliore che abbia mai trovato. Parliamo allora di come va, perché vi ripeto, più che una recensione è un'esperienza d'uso. Li ho comprati come detto semplicemente perché li ho trovati in offerta, mi è venuta un'idea, ho detto ok, li compro, faccio un altro tentativo, butto ancora un po' di soldi, vediamo se risolviamo con un occhiale veramente spinto verso lo sport. Per farvi capire rispetto agli altri che vi ho detto prima, questo occhiale ha come visuale, fin qui io vedo ancora nella lente, voi la mano non la vedete, però vi assicuro che dal punto di vista, diciamo, se io alzo gli occhi io ho ancora la lente che guarda verso l'alto senza dover alzare la testa, lo stesso verso il basso, perché fin qui io ho praticamente visuale ed è fantastico onestamente. Non solo, perché la grande cosa, vi faccio vedere, se io mi giro io ho visuale fin qui dentro la lente. Se sono in campo e sto giocando un dritto, io così la pallina la vedo comodamente, non devo come con gli altri fare questo, quindi girare la testa che sembra che mi sto strozzando, guardate il collo quanto è teso, invece qui tranquillamente come se non avessi gli occhiali. La realtà è quella, posso guardare la pallina, posso avere la testa più di lato senza dovermi forzare così. E soprattutto ha un altro vantaggio, siccome qui c'è tutto quello che c'è per esempio nel Crosslink Zero che vi avevo fatto vedere, quindi naselli di silicone, lasticina di silicone, però con un vantaggio, guardate la forma com'è, guardate quanto è arcuata questa asticella, il che significa che questo punto qui è un punto di ancoraggio molto molto forte, quindi guardate, quando io metto l'asta qui io posso muovere come volete anche verso l'alto. Mi stava smontando il collo, aia che dolore, ora devo pagare un chiropratico per rimettermi a posto il collo. Sono degli occhiali stupendi, sono degli occhiali stupendi, e per quanto li ho pagati sono state la migliore soluzione che abbia mai trovato. Ho fatto due conti semplicemente, io spendevo giornaliere, spendevo una trentina, una quarantina di euro al mese, quando prendevo invece quelle mensili spendevo circa 60-70 euro per 3 mesi. Questi alla fine dei conti mi sono costati 110 euro la montatura e 220 euro le lenti. Però attenzione, io lì ho fatto un affondo, quando li ho calzati io ho detto ok, ma io qui c'ho una visuale pazzesca, ho detto se devo buttarci soldi ce li butto veramente bene, per cui ho fatto anche le lenti transition. Quindi c'è da consigliare poi una cosa, non solo le lenti transition costano comunque da sole un 200 euro, ho preso un momento di offerta, ok, quindi mi è costato tutto quanto insieme relativamente poco, perché parliamo di 3,30 occhiale compreso transition, e comunque con una correzione non banalissima.
bellissima, perché comunque c'era sia miopia che astigmatismo, quindi non un occhiale economico in partenza. Diciamo che il prezzo di partenza in assoluto era intorno ai 600 euro, perché da solo l'occhiale era intorno ai 220 con la colorazione così. Questa è black, la trovate pure rossa, la trovate rossa e nera, la trovate bianca, ci sono diversi colori. Io la preferisco nera perché nel momento in cui mi scoccio tolgo gli occhiali, metto diciamo la lente prism specchiata verso il nero grigio e mi trovo benissimo. Ad ogni modo li ho pagati praticamente la metà di quello che dovevano venire, anche perché vi faccio notare che questi occhiali qua hanno bisogno di una lavorazione particolare, non è una montatura semplice come le altre. Vedete questo intaglio qua, fare questa forma qui che è particolare costa, e quindi dovete mettere in bilancio una sessantina settantina di euro di lavoro vicino alla lente per realizzare questa forma in maniera tale che si agganci bene nell'occhiale, cioè va creata una clip che poi dopo funzioni come se fosse la lente originale. Ora, detto ciò, questo occhiale mi ha risolto tutti i problemi, mi sono abituato. Per me, tra l'altro, che come vedete sono un capellone, quando sudo non ho nessun problema, e vedete il movimento dell'occhiale un minimo c'è se si muove col dito, ma se io provo a muovere la testa facendo anche forza, anche sopra, sotto, destra, sinistra, l'occhiale resta fermo, il che significa che non mi dà problemi dal punto di vista dei giramenti di testa che invece avevo prima con gli altri tipi di occhiali. Quando sei in corsa e l'occhiale ti si muove così, tu perdi e riprendi il punto focale ed è lì che ti gira la testa, e su questo le lentine non mi aiutavano. Le lentine mi davano dei problemi dal punto di vista della messa a fuoco, perché erano, le lentine sono sempre un po' più forti, no? Quindi un po' mi girava la testa. La realtà dei fatti è che da dopo la pandemia non sono più riuscito a mettere le lentine comodamente per più di 2-3 ore, ma già dopo un'oretta mi trovavo così, con la stessa gradazione, non mi era cambiato nulla, ho rifatto la visita 50 volte, la gradazione era la stessa, e quindi era proprio il fatto che avessi perso l'abitudine alle lentine. Ma poi anche ho avuto un'esperienza da più ragazzo di una cherato congiuntivite, perché sotto le lentine mi è finita la terra rossa, e andando, sentendo diciamo prurito, andando sempre a fare con l'occhietto così, mi procurai comunque una piccola lesione e passai 2 mesi peggiori della mia vita, praticamente non ci vedevo, non potevo uscire di casa. Quindi con gli occhi diciamo ho sempre avuto un po' di stupidezza mia che mi sono portato negli anni, ed ecco perché con questo video vi voglio dire che l'esperienza d'uso con questi occhiali qua è stata veramente fondamentale, è stata rivelatrice, perché ho sempre cercato di spendere un po' meno per fare un occhiale semplice, per vedere se potesse risolvere, e invece quando sono andato sul top di Oakley dal punto di vista diciamo della tenuta, dal punto di vista sportivo eccetera, ho trovato la soluzione. Vi dico che l'ho provato per diversi mesi ormai, tennis e padel, non ho avuto il minimo problema. Ho avuto solo una volta un problema, perché su una volée a padel praticamente si è spostato l'occhiale. Ma si è spostato l'occhiale perché? Perché ovviamente, essendo comunque i punti 1, 2 e 3, bisogna chiaramente sempre ricordarsi di fare questo col polsino, ok, alla rafa praticamente, asciugare i punti, anche se in realtà un po' umido non succede niente, ma evitare che ci sia sopra una sudorazione eccessiva, perché lì è vero che c'è il silicone, ma il silicone non fa miracoli, il silicone lavora bene. Solo una volta mi è scivolato l'occhiale e ha fatto questo, basta, ho perso una volée non vedendola, semplicemente perché, proprio perché l'occhiale teneva bene, dicevo vabbè non c'è bisogno che asciugo, e invece in quel caso mi è scivolato un filino, non mi è mai caduto, non mi è andato via mai via dalla testa. Vi sto facendo vedere i video nei quali utilizzo questi occhiali e sicuramente non mi muovo poco, destra, sinistra, giro, sotto, sopra. Questo occhiale non ha mai tradito le mie aspettative, e ripeto, non è un video sponsorizzato, Oakley non mi dà una lira, li ho pagati io, vi posso mettere anche lo scontrino se non vi fidate, spero vi fidiate ormai diciamo dopo un paio d'anni di video che faccio per voi. Vi dico che questo occhiale mi ha fatto veramente svoltare, l'ho pagato 330 euro. Oggi trovate le offerte sia sul sito Oakley sia su Sunglasses Hut, dove l'ho preso io, e più o meno diciamo con 110, 120, 130 dovreste cavarvela. Vi ripeto, il mio consiglio è fregatevene del colore della lente, del tipo di lente, perché a voi se lo dovete graduare la lente non vi serve. Non mi piacciono esteticamente, non posso dire che siano belle, c'è qualcuno di voi che ha detto ma perché c'hai gli occhiali protettivi? Non so occhiali protettivi raga, so occhiali da vista, perché sono una palla che la piglia. Però vi voglio dire, Oakley Flak 2.0, veramente un grande occhiale, un campo visivo enorme, per davvero perdete pochissimo rispetto al campo visivo che avreste senza occhiali. L'occhiale all'inizio un poco lo sentite qui sul naso, fa un filo di diciamo di prurito qui perché ovviamente il silicone si appoggia, però sinceramente dopo 2-3 volte che l'avete messo non ve ne accorgete più, ve ne ricordate solamente quando dovete asciugare un pochettino alla rafa, evitate la smutandata però, non
trovo difetti veri a questi occhiali, non trovo i difetti che trovavo alle lentine ad esempio, perché le lentine comunque sono un problema, sono sempre un corpo estraneo, le ho utilizzate per tanto tempo e probabilmente ora il mio corpo le rigetta, non è più abituato alla lentina. E ho dovuto trovare una soluzione, perché andavo in campo e dopo un'oretta mi girava la testa. Oggi con questi occhiali ho risolto, li infilo scendendo di casa, li tolgo quando torno a casa, alle volte mi porto la montatura, cambio i miei. Va fatto un piccolo adattamento, vi dico, per quanto riguarda la lente curva, perché la lente comunque è più curva, quindi avete comunque una stranezza alla quale vi dovete abituare, al fatto che comunque avete un campo visivo nettamente più ampio che avete normalmente rispetto agli occhiali, però è anche la bellezza di questo occhiale qua, cioè vedete in maniera molto molto ampia in su, in giù e soprattutto lateralmente. Vi ripeto, rispetto alla posizione del collo è un toccasana. Per di più, facendo le transition, e questo è il consiglio che vi do, se dovete spendere qualcosa per i vostri occhiali di gioco vi consiglio di fare le transition, perché con questi io ci gioco contro sole e non ho problemi. Quando si andava in campo con gli amici, chi ti metti tu di là, metto io di qua, facciamo così, io oggi dico guarda, mettiti tu tranquillamente all'ombra, perché contro sole ci posso stare io, e con questi occhiali non ho il minimo problema. Con antiriflesso e con le transition si scuriscono e quindi sono pronti per ogni occasione. Se vi devo consigliare una cosa, rispetto alla mia esperienza d'uso, questi occhiali valgono ogni singolo euro speso. Guardate i miei video degli ultimi 3 mesi, ho sempre gli occhiali sul mio volto e mi sto trovando da Dio. Oakley Flac 2.0 XL, comprateli dove volete, vi ripeto, non è un video sponsorizzato, ma sono stati un toccasana per quanto riguarda tutti i miei allenamenti. Su questi Oakley è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.